Ciao ragazze, come state? Tutto bene? Io benissimo. Oggi è il 1º maggio. Oggi siamo tutti a casa. La giornata non è meravigliosa, non c'è il sole, non splende fuori, ma dentro sì. Non splende fuori, l'importante è che dentro noi siamo pieni di gioia e il sole splenda dentro di noi. Inizio questo vlog oggi. Spero che il video vi piaccia. Se il video vi è piaciuto, lasciate tanti like, commentate, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Se voi siete nuovi qui, non mi conoscete ancora, io mi chiamo Carla e ho questo canale che mi piace ogni tanto condividere con voi un po' della mia vita. Perché poi lo so che mi chiederà. Perché mi chiedete spesso le cose. Questo è un foulard, quello quadrato, così è un foulard quadrato. Io l'ho piegato e l'ho messo come fascia. C'ho i capelli così perché sto usando un prodotto per i capelli ottimo. Adesso vi faccio vedere. Allora, ho comprato questo prodotto da circa un mesetto di The Ordinary, e è un prodotto per i capelli e va messo sulla radice, e comunque è un prodotto molto leggero, non è un olio. Quindi lascerò qui il link di questo prodotto, così potrete leggere un po' la descrizione di questo prodotto. Io prima di usare quel prodotto lì stavo usando questo qui del brand Gouvy, è il brand di Michelle Hunziker, e non c'è più niente, è finito. Come avete visto, capelli e unghie, ho notato una differenza pazzesca nelle mie unghie. Sono cresciute molto. Più che altro io avevo tutte le delle lignette qui sulle mie unghie, e da quello che so è che quando appaiono queste tipo del tipo, non so come spiegarvi, sono delle linee che si vedono sulle unghie, rialsini, non lo so, perché c'è una mancanza di una vitamina sulle unghie. Poi le mie unghie si sbriciolavano, cioè faceva così, si squamavano, ecco, e appunto perché mancava delle vitamine sulle mie unghie. Vabbè, non sono mai andata a fare esame però le mie unghie non crescevano, si spezzavano molto in fretta. Poi si sbriciolava così, facevo così, si squamavano, c'erano tutte queste righine così, vabbè. Insomma, e niente, ho iniziato a prendere questo prodotto qui, e ho notato che i miei capelli sono cresciuti tantissimo, perché quando ho iniziato a usare i miei capelli erano qua. Sono 60 compresse e comunque, cioè, in 3 mesi io ho visto veramente i capelli sono cresciuti un sacco, credo che siano cresciuti più del normale. E niente, adesso che è finito, vabbè, sto utilizzando quel prodotto lì e poi magari vi farò un video aggiornato meglio per voi, così ne parleremo più avanti di questi prodotti. La mia lavanderia ancora è un caos perché non ho ancora la porta, non mi è arrivata. In teoria devono farne una porta lunga da là fino in basso, che quella serve la lavanderia. E oggi, ragazzi, comunque siamo in quarantena e non c'è niente da fare, allora cosa dobbiamo occupare la mente, no? Diciamo così. Ho pensato di cambiare un po' la disposizione del mio divano. Questa è la mia sala. Per chi non lo sa, la mia sala è integrata con la cucina, e se io mi giro, questa è la cucina, quindi cucina e sala. Basta girare. Davanti c'ho la cucina e dietro c'ho la sala. Vabbè. Siamo in fase di arredare la casa, ancora di finirla, perché come vedrete la casa è tutta bianca, non c'è ancora, abbiamo messo i colori nelle pareti perché stavamo aspettando i mobili. In teoria i mobili sono già stati scelti, ma non sono mai arrivati. Come ad esempio quella parete lì dove vedrete quel quadro e la televisione, quel mobile deve andare via perché abbiamo preso un mobile tutto grande che fa tutta quella parete lì. E il divano, appunto, è un divano con l'angolo, però quando abbiamo fatto questa casa, l'architetto ci aveva, appunto, ho spiegato un po' come avrei voluto la mia casa,
cioè, i tre punti più importanti erano ordine, accoglienza e non mi ricordo l'altro. Comunque, e allora lui aveva sul disegno predisposto che il divano sarebbe stato per così, come era prima, per non dare fastidio a chi guardava la televisione, perché non ha, per evitare che uno passasse davanti, ecco. Però adesso che siamo qua, a me questa disposizione del divano non mi piace, perché ho idea, dobbiamo cambiare quel tavolo qua, tavolo in vetro, e dobbiamo cambiarlo. E Kiri, eri tutto, avevi tutto il pancino di fuori. Saluta le ragazze, diciamo ragazze, no. Come mai avevi il pancino di fuori? Cosa è successo? Sei caduta? Come mai sei caduta? Dalla nonna, vai piano. E niente, stavo spiegando che è il tuo momento, non è il mio amore. Bella di mamma. Saluto le ragazze. Che faccia? Facciamo il video, dai, spieghiamo le ragazze un po'. Allora, vuoi il tuo ciuccio? Dov'è il tuo ciuccio? È qua, guarda. Prendilo. Sediti qua un attimo, dai. Stavo spiegando, dobbiamo cambiare appunto questo tavolo. Non lo vedrete bene perché è un tavolo in vetro e questo tavolo va cambiato completamente, tavolo, sedia. E quando abbiamo scelto il tavolo è stato il periodo che è stato tutto chiuso e quindi il tavolo deve ancora arrivare. Poi qui ho messo questi due quadri qui, che ho scelto la cornice in oro. Solo che questa cornice con questa parete bianca non risaltano i quadri, quindi dobbiamo per forza di cosa fare un colore su questa parete. Non risaltano i quadri, quindi dobbiamo fare al più presto possibile questo colore. Non sappiamo ancora che colore mettere, perché comunque va messo qualcosa di scuro. Poi i lampadari che c'era qua abbiamo tolto perché non ci piaceva, e adesso non so cosa devo fare con questo divano. Come avete visto stamattina, mi sono svegliata che voglio cambiare tutta la casa, ma non sappiamo come fare, perché comunque il divano, a parte che vabbè, lascio così perché ho messo tutto da lavare, ecco, ma non so come. A me mi piaceva molto così, tutto dritto, perché comunque ho intenzione di mettere un bel tappeto grande lì. Anche poi ci va una poltrona, una pianta, non so ancora, e sto benedetto mobile che deve arrivare, ma non arriva mai. Non lo so, ragazzi, guarda, è da agosto dell'anno scorso che abbiamo scelto questo mobile e quanto pare non lo so. Poi qui dobbiamo ancora arredare, perché ho messo soltanto quell'orologio lì e manca scegliere tutta la roba sotto. Adesso non so se riuscirete a capire, c'è un po' di casino. Niente, ragazzi, ho bisogno di sistemare casa. Cioè, poi la mia cucina famosa ancora lì, perché come vedrete lì sotto le sedie manca il pannello, anche lì chissà quando arriverà. Abbiamo messo queste luci che abbiamo prese, abbiamo messo le lucine qui che abbiamo preso addirittura adesso in questo periodo di coronavirus tramite Amazon. Ci è arrivato velocissimo. Ora ragazze, io ho già pulito il bagno, sono qui in bagno e stamattina ho già fatto il bagno. Non ho fatto la pulizia profonda perché comunque vabbè, il mio bagno è abbastanza pulito, nel senso che è nuovo, quindi non c'è ancora né calcare né robe incrustate, non ci sono ancora questi tipi di problemi. L'unico problema che noi abbiamo sono i capelli che cadono per terra, perché oltre me c'è anche Antonella che sta perdendo i capelli. Però io mi sto prendendo cura dei miei capelli, lei ancora non ne vuole sapere. Quando diventa calva, speriamo di no. No, scherzo, ma lei ha iniziato già con l'altro prodotto, sta già mettendo anche lei con l'altro prodotto di Ordinari. Allora ragazze, io stavo facendo un video, allora c'è qua questo vasino di Veronica, perché stavo facendo il video e all'improvviso questo vasino è iniziato a suonare. All'improvviso il vasino ha iniziato a fare questa cosa. Non
so perché, ma era vuoto e sono venuta qui, l'ho staccato. Adesso metto a posto tutti i capelli, non so perché. Adesso lo sposto perché devo passare il pavimento che mi mancava. Siamo già nel pomeriggio, io questo bagno non riesco più a finirlo perché tra che ho fatto il video, tra che mi sono fermata a fare da mangiare, tra una cosa, tra un'altra, il bagno è ancora qui, però manca soltanto il pavimento. Allora, vi ho già fatto vedere nel video dei detersivi preferiti o finito, non mi ricordo, i prodotti che io uso e amo qui per pulire casa. Questo è il mio Swiffer, è un pochino sporco perché ho già fatto la camera di là e quindi adesso ripasso qui nel pavimento del bagno. Adesso vi faccio vedere come tira fuori tutti i capelli del bagno. Veramente i Swiffer lo amo perché mi aiuta un sacco. Ad esempio oggi non ho voglia di lavare per terra, di fare niente e quindi cioè, veramente per la pulizia di tutti i giorni questo prodotto è pazzesco. Io avevo fatto la camera prima con questo lato l'ho utilizzato qui in bagno. Allora, questo l'ho butto perché di là l'ho già pulito, quindi lo butto, ma ragazze, io amo veramente il prodotto della Swiffer, trovo che siano molto comodi, puliscono bene, cioè pratici proprio, e io mi trovo da Dio con questi prodotti. Adesso ho cambiato il catturapolvere, ma vado a mettere un altro straccettino per lavare il pavimento, che così disinfetto anche. Questo è l'altro che io amo di prodotto per la pulizia della casa. Questo è quasi finito, penso che ci siano altro panno. Questo qua è una misura XXL e quindi mi va un pochino grande nel mio scovolino. Allora, ho trovato una macchia qui per terra e vi faccio vedere come la pulirò. Questa è una macchia di trucco, penso che l'Antonella abbia fatto cadere qualcosa di trucco, non lo so cosa sia. Questo è il risultato, ragazzi. Io credo che lei abbia lasciato un po' di terra, gli è partita qualche pezzo di terra dal trucco, perché la camera di Antonella è là e qui abbiamo il bagno, quindi lei da qui passa con i suoi prodotti. A parte che lei si trucca lì nella sua cameretta, nella sua camera, lei c'è al tavolino per truccarsi, però lei traffica molto in bagno per lavare i pennelli, queste cose qua. E ho visto che ieri stava facendo ordine, non vorrei che abbia preso qualche prodotto per buttare, qualcosa scaduta e lì è caduto qualche pezzettino e non se ne è accorta. E niente, sono già le 5 del pomeriggio e io vorrei fare una torta al mais e non ho tutti gli ingredienti, anzi mi mancano le uova, l'ingrediente principale mi manca, vado da mia suocera a vedere se lei ha 3 uova da darmi. Il bello di avere la suocera giù è che qualsiasi cosa abbiamo bisogno, lei c'è sempre. Cioè, scherzo, comunque mia suocera è meravigliosa, lei abita sotto. Poche parole, questa è casa sua e noi siamo qua a vivere. Lei ha ceduto l'appartamento di sopra a Mirko e
E allora abbiamo ristrutturato e siamo venuti qui a vivere. Sarà da ottobre, sì, da ottobre che siamo qua a vivere. E quindi lei abita sotto e ha lasciato la casa sopra per suo figlio. Poi, tra l'altro, mi dà una mano, mi aiuta tantissimo con la bambina. E niente, queste sono le uova che sono andata a chiedere a lei, ma sono freschissime. Lei va da una signora che ha delle galine. Ora prendo questo, questa è una farina di mais, questo è il mais nella lattina. Nella ricetta ci va anche l'olio, l'ho preso l'olio, poi devo prendere il latte, metto il latte, anche lo zucchero, per i dolci, prendo anche un po' di farina, che se non sbaglio ci va anche un po' la farina. Ci va anche il cocco, prendo anche il frullatore. Allora, prima di tutto vado a prescaldare il forno, vado a usare questo piano qua del mezzo. Ora metto statico 180, la torta ci vuole 40, dai 30 a 35 minuti, metto un'ora così il forno, intanto che lo faccio, si sta prescaldando. E niente, ho comprato questa teglia su Amazon e l'ho presa così, in questa, così, fatta così perché lascia la torta veramente bella, viene un bel formato. Adesso vado a sciacquarla perché è nuova ed è una 25 centimetri da questo marchio qui. Why don't you get it by now? Tell me what you learned in grade school. Give it to me like you want it. Did you forget that golden rule? What is our love at one side? Ho appena finito di fare la torta, qui c'è il casino, purtroppo la macchina si è scaricata e quindi sono andata di là a metterla un attimo sotto la ricarica per poter dare continuazione nel vlog. Allora, qui al forno abbiamo già la torta. E mi manca sistemare tutta la cucina. Spero che sia buono perché sto morendo dalla voglia di mangiare questa torta con il caffè. Questa è una tipica torta per colazione, c'è qui Veronica. Sistemo un attimo, intanto la torta si cuoce. Intanto vi faccio vedere una cosa qui fuori. Mi piace un sacco condividere le mie cose con voi perché so che a voi piace e niente. Vi faccio vedere una cosa che abbiamo acquistato questo periodo, sempre che siamo chiusi in casa. È questo mobile qui per la pattumiera. È molto interessante. Siccome avevamo già alcune cose per mettere le cose, come si chiama? Allora, questo secchio qua, che era un secchio che già utilizzavamo per il vetro e le latine. E qui abbiamo messo plastica e qua il secco, il viola, è anche vuoto. E qui abbiamo e qui manca quello lì per la carta. Adesso stiamo utilizzando questo sacchetto qui. Ho messo qui tutta la roba che mi era arrivata, tutte le scatole che abbiamo acquistato da Amazon. E infatti abbiamo un altro secchio, perché questi sono quei secchielli lì dell'IKEA e ce li abbiamo sia questo piccolino che uno più grande. E dobbiamo riportarlo sopra per utilizzare per la carta. Torta è prontissima, ma che meraviglia! Com'è Veronica? Buona! Ti piace? Sta attenta perché è calda, amore. Torta pronta, lascerò un attimo raffreddarsi perché è bollente e dopo posso coprire perché sennò fa tutta la condensa. E niente, qui dentro è rimasto attaccato un pezzettino là in fondo perché Veronica era qui con me, quindi aveva premura.
Adesso non ce la faccio più, ragazzi, devo tagliare questa torta perché sto morendo dalla voglia di mangiarla. Torta Veronica, deliziosa, squisita. Sì. Adesso provo veramente com'è questa torta. Papà le prese con il divano. Allora ragazzi, io intanto finisco il vlog. Spero che il video vi sia piaciuto. Questo è il mio caffè. Il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mangerò un pezzo di torta anche per voi, che è buonissima. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Tanti bacini. Manda i bacini. Ciao! Chiudi. Ciao!